Un gradito ritorno qui ad Alghero. Dunque, l'ultima intervista stavi preparando per un qualcosa di interessante. Guarda caso hai tenuto fede a quanto promesso, sei un olimpionico. Sei venuto qua, campo di gara sicuramente ideale, però hai segnato subito il record dell'ottava manifestazione del Freedom in Water. Cosa ci puoi dire? No, sono contentissimo di essere qua. L'anno scorso mi era piaciuto così tanto venire in Sardegna che ho deciso di tornare, la prima gara stagionale, quindi ci sta, ci siamo divertiti, e, però è un palcoscenico bellissimo. Questa spiaggia è incredibile, l'acqua è super bella, trasparente, pulita, super calma, quindi è stata una bella giornata. Sensazioni che chiaramente si sposano con quello che è anche il tuo carattere, però ti abbiamo visto davvero molto attento a quello che sei andato a fare, cioè non era una passerella, No, assolutamente, vabbè, dato che ero qua ho provato a fare già una bella gara, ho cercato di stare sul mio ritmo, di mettermi lì davanti e fare insomma quello che potevo fare, quindi sono contento. Tra l'altro torneremo qua tra 2 o 3 settimane per una tappa di Coppa Lenne, che quella sarà importante perché fa parte del circuito europeo, quindi era un bel test di prova oggi. Dimmi una cosa, il tuo rapporto ormai con la Sardegna va a consolidarsi in virtù anche di quello che è praticamente, diciamo così, l'accoglienza, no? Di questa terra che con i campioni si sposa. Sì, no, è bello. Io mi piace venire qua, sono venuto tante volte, sia in vacanza che per questioni natatorie, però è sempre bello, ormai conosco anche tante persone, conosco tanta gente, quindi mi sento a casa, soprattutto in questo posto, soprattutto nella zona di Alghero, sono venuto varie volte ed è sempre bello. A fra qualche settimana, perché giustamente ci sarà qualcosa in palio di ancora più importante, è Gregorio Paltrinieri, è presente. Presente, super presente, cercherò di fare il possibile. La Coppa Europa è una coppa importante, si chiama Coppa Lenne e ci saranno tra i più forti al mondo. Credo ci sia anche Rasoschi, che è quello che è arrivato a podio con me alle Olimpiadi, quindi è quasi una gara di valore olimpico ed è bello portarli tutti qua in Sardegna perché se lo merita, perché noi abbiamo fatto gare in posti scandalosi, la Sardegna è di gran lunga il posto più bello in cui possiamo gareggiare, quindi sono contento di tornare. A presto Gregorio. A presto, grazie.